presso alcuni parenti. Nuovi collegamenti tra il porto di Salerno e gli scali commerciali degli Stati Uniti e del Canada. Andiamo a vedere con Enzo Ragone. Da oggi il porto di New York è più vicino per le industrie alimentari campane. Due volte a settimana dal porto di Salerno partiranno le navi di due grandi compagnie internazionali. Per l'esportazione del settore agroalimentare, Salerno diventa il porto di riferimento verso il ricco mercato degli Stati Uniti, che però si spera non introduca nuovi e dannosi dazi commerciali. E intanto contemporaneamente si consolida il rapporto commerciale con il Canada. Di questa settimana abbiamo 25 navi full container che lavorano al nostro terminal e quindi il valore aggiunto che noi portiamo è proprio la capacità di mettere a disposizione delle aziende produttrici della nostra regione, del nostro Mezzogiorno d'Italia, collegamenti competitivi e molto efficienti sui mercati internazionali. Vince chi vince sull'export e lo strumento per farlo sono proprio i collegamenti marittimi. In attesa che venga nominato dal governo il commissario che dovrà gestire la fase di transizione del porto verso l'autorità unica del Tirreno centrale, a Salerno si continua a crescere per occupazione e movimentazione dei container. La nuova linea commerciale verso il mercato americano è l'ennesima conferma di questo trend positivo. Oggi già Salerno riesce a essere competitiva perché in ogni caso attira navi di grande dimensione, quella nave dove siamo ora, che è una nave di container internazionale diretta verso gli Stati Uniti, che tocca per la prima volta Salerno per andare direttamente verso i porti del Nord America. Picasso.